Allora, abbiamo ospite questa mattina Alessandro Camilletti, bentornato ai Buongiorno nostri a tutti. Con la sua vociona baritonale radiofonica, c'hai cioè una voce veramente radiofonica tu, bravo. Grazie Alessandro. In realtà ieri gli ho fatto prendere freddo, così questa mattina sarebbe stato ancora più ancora seducente ai nostri microfoni. È vero, è vero. Alessandro è il cantante di un gruppo che si chiama gli Psycho Kinder, una delle realtà più interessanti del nostro territorio, secondo me, sia dal punto di vista della proposta musicale a livello proprio sonoro, sia dal punto di vista anche della qualità dei testi, che non mi stanco mai di sottolineare, caro Alessandro, sono di una portata notevole, lasciatelo dire. E lui si commuove ogni volta che tu glielo dici, ovviamente. Ci scambiamo complimenti reciprochi perché lei poi è una poetessa, quindi sì, guarda, sappiamo veramente. Allora, intanto diciamo che tra un po' Alessandro ci parlerà del nuovo singolo che è uscito da poco, sta andando molto bene. Prima facciamo così, dedichiamo una parte della mattinata a qualche curiosità, che ne dite? Alessandro, perché ieri mi diceva, ma io un'ora, che cosa vuoi che dica? Ma qui, altro che un'ora, ce ne vorrebbero 10, Alessandro. Allora, partiamo subito, come dicevo prima, con una provocazione ad Alessandro e gli parliamo noi italiani medi, che siamo fatti così. Io conosco solo il marchigiano medio, quindi no. L'italiano marchigiano medio, per esempio, è una cosa interessante perché si parla molto dell'italiano medio, ma non del marchigiano medio. Secondo te che caratteristiche ha il marchigiano medio? Ecco. Tu che lavori in banca e hai questo flusso continuo di tipologie umane, caratteristiche anche, no? Beh, il tipico lavoratore, tirchio, diffidente. Abbiamo i vestini corti, no? Tirchio, eh? Sì, piuttosto tirchio. Ma anche le nuove generazioni sono tirchie? Beh, no, forse le nuove generazioni un po' più di apertura mentale, diciamo, cioè. Ma sai, i nostri nonni, i nostri padri ci hanno un po' tirato su, no, con la cultura del risparmio. Credo che questa cosa ci abbia notevolmente salvato un po' il sederino ultimamente, non trovi? Sì, beh, poi riguardo le nuove generazioni che dicevamo prima, non avendo lavoro, sono... Cioè, non possono neanche risparmiare. Non possono nemmeno spendere, quindi... Ecco. Però in questo momento di crisi non sottovalutiamo il fatto che molte famiglie se la sono cavata proprio perché prima c'era questa mentalità, no, di risparmiare un po', per cui tutti avevamo un po' da parte il nostro gruzzoletto, cosa che adesso, ahimè... Perché adesso ai giovani non si insegna a risparmiare anche a loro? Bella domanda, Nazareno. Vorrei saperlo questo. Forse perché... abbiamo cambiato anche noi la mentalità, noi adulti. Dice, ma tanto pensa all'oggi, ho capito, dopo però... Siamo diventati tutti più consumisti, secondo me. Esatto. Beh, siamo bombardati da input, da un sacco di prodotti tecnologici in più che prima non c'erano, quindi è normale. Poi non puoi fare a meno di una cosa o dell'altra perché ti senti anche un po', diciamo, tagliato fuori. Sì. Sul non puoi fare a meno qualcuno ha dei dubbi, adesso non so. Io ce li ho, ad esempio. Beh, io dicevo la tendenza generale. Esatto. Probabilmente siamo tutti diventati anche inconsapevolmente in primo luogo consumatori, perché questo, no, ci hanno portato a diventare appunto con il tipo di economia... Se facciamo un'analisi più approfondita, secondo me, potrebbe anche essere che la mancanza di rapporti umani soddisfacenti oggi ci fanno comprare un sacco di roba che alla fine poi non ci serve a niente. Ma il rapporto umano soddisfacente lo dobbiamo creare noi, non è che cade dal cielo, no? Se uno preferisce stare continuamente col telefono in mano a guardare chi pubblica su Facebook e poi invece non scambia una parola con quello che gli sta vicino, certo, chiaro che... La vita è dura, vero Alessandro? Tu che dici? Sì, beh, poi diciamo anche che il tempo libero è poco, quindi tra lavoro o famiglia o altre cose... il rapporto umano è anche più difficile da coltivare oggi. Se rimane già una mezz'oretta al giorno, un'oretta, per molti insomma è un traguardo. Ma in famiglia come va per il rapporto umano, per esempio? A parte la tua, in genere? Ma in famiglia, in genere adesso non lo so, dal mio punto di vista abbastanza bene. Il problema è sempre quello che comunque stando quasi tutto il giorno fuori di casa si rientra un po' stanchi, quindi è difficile trovare
quell'ora di tempo per stare proprio rilassati, per dialogare un po' senza troppi disturbi o fretta di fare questo, fare quell'altro, sistemare questo, è un po' così. Poi il sabato e la domenica bisogna ascoltare Dolce Far Niente. Questo noi assumiamoci le nostre responsabilità, Nazareno, perché togliamo un'ora. Poi spesso piove il sabato e la domenica, quindi a posto. Allora, diamo un po' qualche dato che è emerso da alcuni recenti sondaggi su quelle che sono le caratteristiche dell'italiano medio. Innanzitutto sembra che prevalentemente ci chiamiamo Giuseppe. In Italia uno su cinque ha questo nome, oppure Maria. E di cognome facciamo Rossi o Russo, e si dà ai figli i nomi di Francesco e Sofia. Questo è... Mentre fra quelli stranieri si preferisce Michael e Jennifer. Io conosco una Jennifer, voi conoscete anch'io qualche... Sì, Michael, che ne so. Michael, sì, ma ci stanno in giro. Anche sì, un sì, Michael, sì, però entrambi sui 20 anni. Le donne mettono al mondo un figlio a 31 anni e mezzo. I matrimoni sono 4 ogni 1000 abitanti, con differenze tra nord e sud, dove ci si sposta di più. Si sceglie il rito civile per il 53% delle volte, e i divorzi capitano meno di un caso ogni 1000 abitanti. Ma sembra poco. Eh sì, ma è sicuro che questa cosa è aggiornata? Sì, perché... sì, di questo mese. Vabbè, che forse è anche vero, perché molti ormai non si sposano neanche più, quindi... Le donne... qui vi battiamo, niente, come al solito, nostra... Che succede? No, il nostro DNA ha qualcosa in più. Le donne arrivano ad 84 anni e voi, mi dispiace, vi fermate a 79. E dopo dicono che lavorano sempre tanto, non ho capito come fanno a dire che lavorano sempre tanto e che arrivano, che campano di più. So. Il nostro reddito è ok, e questa mi sembra un po' una baggianata, vabbè, io ve la leggo così come l'ho trovata scritta. Il 62% della popolazione ha un reddito inferiore a 29.000 euro l'anno, mentre la metà vive con meno di 24.000 euro. Ma è soddisfatto della sua posizione economica, il 52% degli italiani si accontenta. Ecco, ci accontentiamo appunto. Ci si accontenta con, in fondo, quindi... Ci diciamo appagati anche delle relazioni affettive e delle condizioni di salute, assegnando a queste categorie un punteggio di 6,8 su 10 sulla scala di soddisfazione. Ma com'è allora che certo siamo... che leggendo queste tutti. Cose che tu dici, sembra che sto io pure avviato nello spazio. Però guarda, adesso sto valutando che sto leggendo la colonna contrassegnata con il verde, ossia queste sono le caratteristiche positive, poi di qua c'è tutta una sfilza di rossi. Perché qui non si capisce bene dove stiamo, eh. Tifosi o sportivi? Non siamo sportivi. Solo il 30% degli italiani pratica attività fisica regolarmente, soprattutto i trentini, che oltre la metà appunto si dedica all'attività sportiva. I peggiori sono i campani, dai quali solo il 18% fa attività fisica. Pratichiamo il calcio, oltre 1 milione di persone, la pallavolo 365.000 o il basket 313.000. I più sportivi si trovano in Lombardia e nel Veneto, mentre Lazio e Sicilia sono le regioni che sfornano più campioni. Che sport pratica Alessandro, per esempio? Ma da una decina d'anni nulla. Fuma il sigaro! Ho, è uno ho giocato a calcio 5, calcetto, per 7-8 stagioni. Ah, beh, però dopo i 23-24 anni ho iniziato un po' a... Hai abbandonato molto sì, giovane? Sì, ho abbandonato un po', sì. Come mai così giovane? Beh, poi con il lavoro ho preferito rilassarmi in un altro modo. Sto lavoro proprio, eh. Taglia tutto, eh. Pratichi il fumo del sigaro. Beh sì, certo. Chiamiamolo sport. Non è proprio sport quello, però... rilassante, dai. Sì, non so per il corpo quanto, però... Tutti al mare. In vacanza trascorriamo 6 notti di pernottamento e scegliamo la Toscana, l'Emilia Romagna, il Lazio e la Puglia, soprattutto tra luglio e settembre. Per i viaggi di lavoro, la meta primaria è la Lombardia, invece... Prediligiamo il mare per il 70% degli italiani, e in ferie vogliamo riposare, prendere il sole, leggere e oziare. Produ-
produciamo anche un sacco di rifiuti, Nazareno. Vabbè, ogni anno produciamo... Ce li fanno anche pagare salati. Sì, infatti non si capisce, si dovrebbero arricchire con tutto quello che ci fanno pagare. Ogni anno produciamo 490 kg di rifiuti, ma ne differenziamo soltanto la metà. La media europea è di 215 kg per abitante. Ci piace la bici. Sono state vendute 1,5 milioni di bici solo nel 2013. Attenzione, ma continuiamo ad usare anche l'auto. 608 vetture ogni 1,000 abitanti. E andiamo tutti pazzi per la pasta. Vabbè, questo è un classico. Questa è una bella cosa, anch'io sono pazzo per la pasta. Amiamo la pasta e ne consumiamo 25 kg all'anno. Oh, mi piace. Io qualcosa in più. Sì. Tra le pizze scegliamo la margherita, in Italia vengono consumate 4 stagioni. 1,62 miliardi di pizze all'anno ci mangiamo, gente. E beviamo 50 litri di vino. Per la colonna del rosso odiamo la matematica. Beh, quello effettivamente un po', però è utile, quindi. Non siamo laureati, meno del 20% di noi ha il titolo di studio, anche se in molti ci provano. Quasi la metà dei diplomati, soprattutto liceali, si iscrive all'università, ma oltre il 15% abbandona dopo pochi mesi. La materia... Dopo la laurea non sanno che farsene. La materia in cui andiamo peggio è la matematica, ma ce la caviamo in letteratura. Vabbè, siamo un popolo di santi navigatori, poeti, esatto, che vuoi fare? Di santi lasciamo perdere. Giustamente. Santi un po' meno ultimamente, però. Siamo informati, però. Leggiamo tutti i giorni quotidiano, un italiano su due, e per lo più online. Ormai la formula del quotidiano online penso che vada per la maggiore. Sì. Soffriamo di cuore. Ah. Sì, in che senso però? Aspetta, perché io penso in entrambi i sensi, però forse il sondaggio valuta più quello materiale, la sfera clinica, no? Fisica. Ci ammaliamo di malattie circolatorie, che sono la prima causa di morte in Italia, con 30 decessi ogni 10.000 abitanti, e anche di tumori, però il 25 ogni 100.000 abitanti. I ricoveri ospedalieri riguardano soprattutto queste due patologie. Siamo mediamente in forma, solo il 10% soffre di obesità, e ci teniamo sotto controllo, ma un italiano su due si affida al web per curarsi, autodiagnosticandosi le malattie. Questa è una tendenza che ultimamente sta prendendo molto piede. Beh, così almeno avremo, diciamo, meno medici impegnati, meno speso dello Stato. Sì, però, non so, curarsi col fai da te, non so quanto... Quando dici tu che possa quanto essere... faccia bene, sì. Beh, poi però l'esperienza insegna, no? Sì, se riesci a mantenerti in forma con il paese che problema prima. Anche perché, sai, internet è molto utile, non so se Alessandro è d'accordo. Sì, sì. Però è anche un po' una giungla, no? Beh, c'è di tutto, diciamo che la rete è un mezzo. Poi riuscire a orientarsi, ognuno lo utilizza anche. È anche facile arrivare, cioè volerlo usare in maniera costruttiva e positiva, però poi incappare in siti o in proposte che sì, ci portano lontano da quello che effettivamente dipende volevamo. Molto da cosa cerchiamo noi. Già, quello è il punto. Sì. Io consiglio, non fatevi delle autodiagnosi, questo è un mio è un mio pensiero, ossia, se vi è stato diagnosticato qualcosa, magari sì, informatevi, però senza consultare degli specialisti, soprattutto questo comunque è il consiglio che giustamente va dal punto tutti, di vista vedere, sì, dal punto di vista medico, soprattutto prima facciamoci fare delle diagnosi e poi eventualmente ci andiamo a informare su quelli che sono le controindicazioni, le particolarità, la maniera di affrontare una malattia. Ma io direi anche che se il medico ci ordina qualcosa, intanto prendiamo quello, poi se ci va bene, non dire, andiamo su internet, voglio dire. Esatto. Però mi è successo spesso di andare ad approfondire delle tematiche, sì, beh, quello sì. Conoscere in maniera più ampia non fa mai male. Ultimamente siamo diventati anche un po' più vanitosi, ci teniamo ad apparire e ci piace essere in ordine. 6 su 10 comprano di frequente creme e prodotti di bellezza, oltre la metà non rinuncia al profumo, e un uomo su due confessa di rubare i prodotti della moglie e di usarli di nascosto. Pure, mamma mia. Alessandro, confessalo. No, non è il mio caso. Questa è la confusione di genere che è in atto, quindi...
Possiamo è vero, capire. Sembra che siano più gli uomini ormai ad andare dall'estetista in questi centri benessere che le donne. Ecco, pensate come ci siamo ridotti, voglio dire. Incapacità a confrontarsi, direbbe qualcuno, tra uomo e donna. Hai ragione, Nazareno. Ho l'impressione. Sì, le donne forse tendono un po' a mascolinizzarsi dal punto di vista del carattere. Sì, esatto. E l'uomo tende un po' ad effeminarsi dal punto di vista della cura di sé, chi pensate lo sa. Pensate che macello. Poveri noi, poveri noi. Vabbè, facciamo la prima pausa e poi diamo voce ad Alessandro, se no l'abbiamo ospitato e l'ha anche data la voce, se no che non gli fare. Permettiamo di esprimere tutto quello che riguarda il suo lavoro, la sua arte e la sua passione. Allora, innanzitutto presentiamo il primo pezzo e chiedo ad Alessandro di dirci qualcosa rispetto a questo brano che ha scelto. Il primo, sì. Sì, un uomo è, diciamo, rappresenta un po' le nostre radici post-punk, mm-hmm. È anche il primo singolo che è uscito nel 2011, abbastanza autobiografico e ci sono particolarmente affezionato, mm-hmm. e anche chi ci segue, diciamo, lo ascolta ancora oggi con una certa frequenza. Ma io sono sicura che la vostra proposta musicale andrà incontro a un'assenza di tramonto, è intramontata. Me lo auguro. Hai visto che augurio? Un po', sì, dal momento che voi fate molto riferimento e vi ispirate molto anche alle atmosfere dei Joy Division, no? Chiaramente. Sì, forse più inizialmente, la prima parte. Appunto, questi brani secondo me così si affrancano molto a una tipologia di musica che è seguita da tanti cultori della vera musica, per cui. Certo. Non c'è pericolo che sia Vari. Un uomo degli Psycho Kinder. Sono una porta che non si chiude, un incastro mancato. Il viaggio a ritroso di un treno di nostalgie. La vittima designata di un'epoca, un ospite indesiderato. Sono la coperta di un malato. Sono la coperta di un malato. Un'aquila con ali di catrame, costretta a mangiare con le galline. Il tremolio incessante di un corpo evacuato.